Il settimo comitato di sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-2013, tenutosi martedì nella sala Giuditta Levato del Consiglio regionale a Reggio Calabria, ha indicato una sorta di roadmap che, a 3 anni dalla chiusura del ciclo programmatico, consentirà di dare un'accelerazione importante ai progetti già approvati o in fase di approvazione, di riprogrammare il POR Calabria FESR, salvaguardando i finanziamenti dei territori interessati alla loro utilizzazione. A questo fine si è tra l'altro stabilito che Regione Calabria, Ministero dello Sviluppo Economico e Commissione Europea metteranno in piedi una sorta di task force ed attiveranno quella che è stata definita una collaborazione rafforzata. Soddisfatti per l'andamento del settimo comitato di sorveglianza sia l'assessore regionale alla programmazione nazionale comunitaria Giacomo Mancini che la direttrice generale del Ministero dello Sviluppo Economico Ludovica Grò. Gli sforzi che sono stati fatti, soprattutto diciamo nel periodo, nell'anno passato, sul sistema di gestione e controllo sono stati notevoli e hanno portato sì, sicuramente a dei risultati. Speriamo a superare le criticità che la Commissione europea ha delineato. Ora l'aprirsi di questa possibilità di una cooperazione rafforzata con una task force, come diciamo è stato deciso dal ministro Trigilia, dal presidente Scopelliti e dal commissario Hahn, può ulteriormente far avvantaggiare il POR e l'attuazione, diciamo cercando di conseguire quegli obiettivi che tutti ci auspichiamo entro il 2015. È stato un momento importante, abbiamo potuto fare il punto insieme al governo e alla Commissione europea sullo stato di avanzamento della spesa dei fondi comunitari, evidenziando le tante luci accese da questa amministrazione, una tra tutti la progettazione integrata che sta andando avanti a grande falcate verso l'apertura dei cantieri, non tacendo le ombre che ci sono e che vanno superate, anche con una maggiore e sempre più stretta collaborazione tra le istituzioni che hanno ribadito anche oggi l'interesse affinché la Calabria sappia spendere tutte quante le risorse che provengono dall'Europa nell'esclusivo interesse dei nostri concittadini. La prima commissione consiliare affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento presieduta dal consigliere Giuseppe Caputo ha espresso oggi parere favorevole alla proposta di legge di iniziativa del consigliere Mario Magno del PDL recante modifiche ed integrazione alla legge regionale sull'adeguamento della normativa regionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Un documento per richiedere alla Regione la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al problema dei rifiuti ormai giunto ad un punto di non ritorno e un'azione di stimolo alla Presidente della Giunta regionale Scopelliti per giungere in tempi celeri al concordato con il Ministero per l'approvazione definitiva del regolamento del parco. Sono queste le determinazioni della comunità del Parco dell'Aspromonte, riunitasi a Gerace sotto la guida del Presidente Giuseppe Zampogna, alla presenza di numerosi sindaci e rappresentanti degli enti locali, delle commissario straordinario dell'ente parco Antonio Alvaro e del direttore Tommaso Tedesco. Esprimo grande soddisfazione per questo incarico che mi riempie di orgoglio e di responsabilità. Rappresentare e guidare il partito in Calabria è per me un grande onore. Lo ha detto in una dichiarazione Katia Stancato, commentando la nomina a coordinatrice regionale di Scelta Civica ratificata ieri dall'ufficio di presidenza del partito. La nostra formazione politica, ha aggiunto, è giovane e ha bisogno di strutturarsi e organizzarsi attorno a temi e persone forti. Dobbiamo radicare un'idea di politica diversa da quella che ha fino ad ora dominato la Calabria. Il dizionario della comunicazione giornalistica scritto dal dottor Antonio Fazio, giornalista pubblicista, è uno strumento utile, pratico e facilmente consultabile. Il libro pubblicato da Pellegrini Editore nella seconda edizione aggiornata ed ampliata è stato presentato nei locali della libreria Ubic di Catanzaro Lido alla presenza di numerosi studiosi, giornalisti e alla presenza del pubblicista consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti, avvocato Natalino Bianco. Il dottor Antonio Fazio, giornalista pubblicista iscritto all'Ordine regionale della Calabria sin dall'anno 1966, docente di comunicazioni sociali presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Catanzaro, ha affrontato il lavoro tenendo presente, oltre al linguaggio tradizionale, anche i nuovi termini della comunicazione ai quali possono attingere tutti gli operatori dell'informazione, in considerazione della velocità delle notizie e del linguaggio non più tradizionale.